Le ultime assunzioni hanno riguardato sei medici neonatologi, uno dei quali prenderà servizio all'ospedale di Sciacca. Va avanti alla Spedia Agrigento la procedura dei concorsi per medici, infermieri e operatori sociosanitari, con l'obiettivo finalmente di coprire i tanti posti vacanti negli ospedali della provincia. È il commissario dell'ASP, Mario Zappia, al nostro telegiornale a fare il punto sul piano delle nuove assunzioni. Abbiamo già espletato un bel po' di concorsi per quanto riguarda i cosiddetti primariati, le UOC. Avete visto che sono stati fatti i primari di pronto soccorso, quindi anche su Sciacca, su Agrigento, tutti e quattro gli ospedali. E devo dire che siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo trovato professionisti in gamba che sono ben felici di venire a lavorare da noi. Però stanno proseguendo perché noi abbiamo tutti i concorsi, se vi ricordate una polemica che mi ha colto quando sono arrivato, erano tutti gli articoli 22, cioè i facenti funzione che io ho trovato per tutte le specialità che io avevo detto subito di voler eliminare e non rinnovare. Poi ci siamo fatti 2 anni di Covid, però adesso siamo partiti per tutto. Quindi abbiamo sia le posizioni di primariato che anche i concorsi, come l'ultimo a cui facevate riferimento, che è quello della neonatologia, tutti i concorsi delle specialità, quindi alla Stiamo medicina, alla parlando di cardiologia. concorsi che riguardano quanti posti, complessivamente di medici? Di medici complessivamente sono circa 200 a oggi, e però tendono ad aumentare perché man mano che noi individuiamo le altre specialità verranno deliberate per altre figure, per altre specialità. Non solo medici, da anni è particolarmente carente anche il personale infermieristico. Si prevedono 240 assunzioni e il commissario Zappia lancia un messaggio rassicurante agli infermieri che hanno lavorato in questi 2 anni di Covid e ai quali recentemente è stato annunciato il dimezzamento dell'orario di servizio che ha generato tante polemiche. I concorsi per gli infermieri, peraltro, saranno più celeri rispetto a quelli dei medici. Gli infermieri la vedo meglio perché abbiamo questi infermieri Covid per i quali c'è stata la polemica della riduzione delle ore, diciamo con una polemica che io capisco perché sia i sindacati che i ragazzi avevano un contratto con un numero di ore abbastanza importante che gli consentiva di prendere una mensilità considerevole, molto più alta del personale di ruolo. Si sono visti ridurre questa corresponsione quasi la metà e chiaramente ci sono rimasti male, questo lo capisco, però loro sanno che questo va commisurato obbligatoriamente, non perché lo dice il commissario, e altre ASP lo avevano fatto subito dal mese di marzo, mentre noi li stiamo mantenendo fino a maggio. Mi ricollego alla domanda perché sennò sembra che ho fatto un giro lungo. Per quanto riguarda gli infermieri la vedo meglio perché questi del Covid che hanno le loro rimostranze da fare, sanno però d'altro canto che i posti vuoti, vacanti, vengono in questo momento mantenuti, non vengono banditi perché stiamo aspettando quanti di loro possono essere stabilizzati. Quindi diciamo che si lamentano pensando che il loro destino non sarà molto brutto. Senta, Saranno entro stabilizzati. quanto tempo si concluderà tutto il processo dei concorsi e la pianta organica dell'ASP di Agrigento potrà finalmente essere completa? Allora, per infermieri e OSS, secondo me ce la faremo entro quest'anno. Per quanto riguarda il concorso dei medici, ovviamente ci vorrà più tempo, e questo tempo dipende dalle commissioni di concorso, alcune delle quali sono già pronte, altre invece faticano a comporsi perché i professionisti non accettano così facilmente.